Nello scorso video abbiamo visto la squadra di Samuel, ovvero l'MSP Calcio, battere per 1-0 il Ponte Vecchio, con Samuel che sprecò quell'occasione clamorosa. Ma come avete già letto dal titolo, questa volta le cose sono andate diversamente. Quindi iscrivetevi al canale se volete che questa serie continui. E adesso passiamo agli allenamenti. In allenamento com'è andata? È dura. Ti vedo abbastanza provato. Vero, tu beh. Parecchio. Come la vedi questa settimana? Ah, intensa. Quanto con la febbre, però siamo avanti lo stesso, dai. Quanto con la febbre, ragazzi, non è facile. Per siamo niente. Un po' decimati, però per domenica questa è altra. Domenica si vince, ragazzi. C'è solo un risultato da fare. Let's go. Impegnativo, si vedrà. Allenamento finito, ragazzi. È stato duro, intenso. Testa questa domenica, giochiamo contro Casalecchio, non sarà per niente semplice. La scorsa volta abbiamo vinto, anche se abbiamo molto sofferto contro di loro. Dai ragazzi, forza MSP. Ragazzi, finalmente oggi è il giorno della partita e è stata una settimana molto intensa per quanto riguarda l'MSP Calcio, proprio perché nella scorsa partita sì, abbiamo ottenuto la vittoria, però questa vittoria che abbiamo ottenuto ci è costato ben due giocatori che quindi si sono infortunati e quindi oggi non avremo il peso dell'attacco al completo. È stata una settimana molto particolare perché tra appunto gli infortunati, tra alcuni che si sono un po' ammalati, quindi sono mancati d'allenamento, ci siamo allenati in meno rispetto a quello che è tutto il gruppo. Però oggi l'importante sarà sicuramente non sottovalutare la partita, perché oggi giochiamo contro il Casalecchio e all'andata abbiamo vinto, anche se abbiamo sofferto. Se si guarda la classifica è quasi scontato dire che siamo i favoriti, però ragazzi, come nelle partite di calcio, come in Serie A, come anche in prima categoria o in altre categorie, non conta sempre la posizione della classifica, ma conta partita per partita e dobbiamo assolutamente chiudere subito il discorso. Quindi dobbiamo stare più concentrati possibile e cercare di giocare di squadra e di star concentrati 90 minuti, perché le partite, ragazzi, durano 90 minuti. Allora ragazzi, siamo carichi o no? Forti? Quanti gol hai subito fino adesso? Pochi? Sì, miglior difesa. Sì. A fare un ringraziamento anche alla difesa, però non è solo merito mio. Beh, è una leccata di culo. Grande Giorgino! Allora come andiamo? Bene. Oh, siamo carichi per oggi, Hai bisogno di una fessatura o qualcosa? No. Era solo giusto per salutarti. O mi stai facendo una foto, poi dopo la metto. No. Eccoci qui allo stadio dell'MSP Calcio per la 19esima giornata di campionato di prima categoria. Ecco i giocatori MSP che sono entrati Calcio in campo, pronti per questa partita. Fischietto in bocca per l'arbitro, inizia la partita. Rimessa laterale per il Casalecchio, ma viene intercettato. Attenzione, va avanti, passaggio per Luca Gogliormella, va fino in fondo, prova il cross in mezzo. Il portiere la prende sicuro fra le sue mani. Rimessa laterale per l'MSP. Prende il pallone sulla fascia, attenzione, entra in area. C'è un contatto, no, l'arbitro dice tutto regolare. Ha la palla, spazza via la difesa, ma in malo modo prende ancora il pallone. Il numero 8 dell'MSP prova sulla fascia sinistra il tiro, ma becca la parte dietro alla porta, ovvero la rete. Parte da dietro Samuel, prova il lancio lungo, Samuel, bello, buona imbucata di Filippo Traina, va avanti, subisce fallo. E qui calcio di punizione dal limite dell'area, che verrà battuto da Luca Gogliormella, il bomber della squadra, prova il tiro,
Murato. Ma attenzione, c'è Samuel fuori aria, ma gli viene rubato il pallone sempre da Luca Gogliormella. Samuel avrebbe potuto tentare la conclusione da fuori. Suona la carica l'MSP che vuole subito arrivare al gol. E quindi c'è lo scatto di Luca Gogliormella sulla fascia destra. Va avanti, supera il difensore, entra in area. Luca Gogliormella subisce fallo e c'è calcio di rigore. L'arbitro lo conferma e dà il cartellino giallo al difensore del Casalecchio. Mamma mia, bravissimo qua Luca ad anticipare il difensore. E qui, attenzione, vedo Samuel Afraye prendere il pallone e si accingerà a battere questo calcio di rigore. Lo mette sul dischetto. L'arbitro fischia. Prende la rincorsa breve. Il tiro! E c'è il gol di Samuel Afraye, che sblocca la partita e porta in vantaggio l'MSP Calcio. Ecco a voi il suo quarto gol in campionato. 1-0 così al nono minuto della partita. La sblocca proprio lui, Samuel. Rigore calciato bene, il portiere non ci arriva. Calcio d'angolo per il Casalecchio. La butta in mezzo, la colpisce di testa l'attaccante, ma Comastri blocca il portiere dell'MSP. È un muro. Buona corsi, sbaglia l'appoggio e allora può andare avanti il Casalecchio che entra fino in area, ma spreca l'occasione il centrocampista. Rimessa laterale per l'MSP, che riesce a tenere il pallone. Attenzione, ripartenza di Cristian Crippa. Manda avanti Bonaccorsi, ancora il pallone in mezzo all'aria. Però la scarica dietro a Bezzetti, che a sua volta l'appoggia a Gugliorbella. Il tiro! Salvataggio miracoloso sulla linea del difensore del Casalecchio. E allora la palla va a finire al limite dell'area per Mazzetti. Mazzetti prova l'incursione, fa l'1-2. Ancora palla per Mazzetti. Prova a entrare in area, ne dribbla uno. Mazzetti ancora, prova il cross in mezzo per Luca Gogliormella, che sbaglia clamorosamente dentro l'area piccola. Un colpo di testa che avrebbe portato l'MSP sul 2-0. Perde palla ingenuamente, l'arbitro dice che non c'è fallo e allora l'MSP riparte con Federico Bonaccorsi, velocissimo, scatta sulla fascia, prova il dribbling e lo fa. Bonaccorsi entra in area, può provare il cross in mezzo e il difensore la devia in calcio d'angolo. Ismaila tiene il pallone, prova il doppio passo, le skill, il dribbling, ma subisce fallo. E allora batte sempre lui, Ismaila, la punizione in mezzo, semplice centrale per Comastri. Il difensore spazza il pallone, ma finiscono sui piedi di Samuel Afraye. Prova a entrare in area, ancora Samuel va in mezzo, ma se l'allunga troppo e la palla finisce rimessa dal fondo. Comastri dal fondo, la passa al difensore. Va avanti, palla per Daniele Paci. Prova il passaggio filtrante a Daniele Paci. Bellissimo l'inserimento di Filippo Traina. C'è in mezzo Luca Gogliormella. Traina lo trova e c'è il tiro e il gol. Luca Gogliormella trova il suo 18° gol in campionato con un'azione bellissima dell'MSP, che fa il gol del 2-0 al 43° minuto del primo tempo. Da vedere il replay, il passaggio perfetto, e da lì Luca Gogliormella non può sbagliare. Qui il numero 9 prova il passaggio al centrocampo, ma sbaglia. Allora può ripartire Traina. Traina va avanti sulla tre quarti avversaria. La passa Luca Gogliormella in area. Dentro si stoppa e la scarica dietro per Traina. Prova il tiro. Centrale. Bianco blocca. E allora doppio fischio dell'arbitro. Tutti a Beronte Caldo. Finisce il primo tempo. MSP Calcio 2, Casalecchio 0. Gol di Samuel Afraye al 9° minuto e di Luca Gogliormella al 43°. Finito il primo tempo, ha segnato Samuel. E qua vedi Peter, partita è fortuna lui. Prossime volte venire a tutte le partite di Samuel. Tutte le partite. 2-0 per l'MSP, Samuel altri gol, chi lo sa. Però speriamo nella vittoria della squadra, sì. Ora aspettiamo il secondo tempo. Eccoli tornati in campo i giocatori di ambedue le squadre, pronti per questo secondo tempo. L'arbitro fischia e si riparte dal 2-0 per l'MSP. Samuel è pronto per battere il calcio d'angolo. Pallone centrale in mezzo, finisce sulla testa di Marco Bertan, ma la palla Luca Gogliormella può scaricarla al limite. C'è Paci, prova il tiro! Salva ancora il difensore. MSP vicinissimo al gol del 3-0. Batte la rimessa laterale Samuel. Prende palla però il difensore, che sbaglia clamorosamente. E allora può avanzare. Palla per Crippa. Crippa ancora il pallone, però lo scarica. Prova l'1-2 e lo prende. Crippa prova il tiro.
Bianco blocca, tiro centrale. Il Casalecchio non vuole mollare e lo fa con questo lancio lungo per Ismaila. Ismaila prende il pallone, ma terra in aria. Attenzione, c'è il fallo. C'è il fallo di Alessandro Ferraco che stende Ismaila Drame e c'è il calcio di rigore per il Casalecchio. Questo potrebbe riaprire la partita. Dal replay il calciatore sembra essersi buttato, ma l'arbitro ha visto in maniera diversa. Parte dal dischetto Gabriele Istrico, prende la ricorsa, il tiro, palo, gol! Ha rischiato qui Gabriele Istrico, ma la palla entra in rete. 2-1, il Casalecchio la riapre. Pressing alto dell'MSP, che infatti recupera il pallone con Traina. Traina va avanti, la passa per Goyormella, c'è Bonaccorsi libero, può entrare in area, può provare il tiro! Parata di Bianco e finisce in calcio d'angolo. Va Istrico sulla fascia sinistra, doppio passo. Ancora Istrico, il colpo di tacco, c'è il cross in mezzo per il solito Ismaila, che però becca il pallone debolmente e facile qua per Comastri. Samuel al pallone. Prova l'esterno, bellissimo per Calamosca. Si gira il tiro, debole con il mancino, finisce fuori. Lancio lungo di Comastri che supera la metà campo. Ma attenzione, c'è un'azione d'attacco. C'è avanti Calamosca, davanti al portiere, prova il dribbling, Calamosca, prova il tiro, ma viene bloccato dal difensore e c'è il secondo calcio di rigore per l'MSP, clamoroso! E allora qui vediamo per la seconda volta in questa partita Samuel Afrié prendere il pallone, pronto per battere questo calcio di rigore. È tutto pronto, Samuel da dischetto per la seconda volta, prende ancora in corsa, il tiro! E c'è il gol! Doppietta personale per Samuel in questa partita e c'è il quinto gol in campionato per lui e consegna il 3-1 per l'MSP Calcio, che si avvicina sempre di più alla vittoria di questa partita. Qui da notare il consiglio del numero 11 del Casalecchio al portiere, ma non ha funzionato. Infallibile dal dischetto Samuel Afrié. Palla per l'MSP, prova un buco ma viene murato. Ma perde il pallone il Casalecchio clamorosamente. E allora c'è palla per Samuel. Recupera il pallone. Samuel avanza. Samuel prova un passaggio filtrante delizioso per Giovanni Maglione, ma viene bloccato dal difensore e non riesce a concretizzare l'azione. Il Casalecchio è abbastanza spento e lo dimostra questa azione. Traina prende il pallone, avanza Traina, prova a dare uno sguardo in mezzo, lo fa, prova il cross in mezzo per Calamosca, sfiora di testa e il pallone finisce a lato di un bel po' di metri. Calcio di punizione per il Casalecchio con Ismaila Drame. Prova il tiro, fuori. La palla arriva a Maglione. Calamosca prova a inserirsi, Maglione lo serve. Palla per Calamosca che prova il passaggio in mezzo per il no entrato. Giovanni Villa prova il tiro, botta sicura. Ma Bianco fa un miracolo con il piede. E qui Giovanni Villa non riesce sulla ribattuta a segnare. Ultima azione della partita, l'MSP vuole anche il quarto gol, ma la recupera il difensore che si scontra con il portiere. E qui, triplice fischio dell'arbitro e finisce la partita. MSP Calcio 3, Casalecchio 1. L'MSP conquista 3 punti importantissimi per la classifica, che sta dominando al momento. A più 4 la seconda in classifica, che affronteranno fra 2 giornate e quella potrebbe essere la sfida scudetto. Qui da Gnabry è tutto, ci vediamo alla prossima partita con le mie splendide telecronache e ora lasciamo la parola all'MVP di questa partita, ovvero Samuel. Eccolo qua, il man of the match of Samuel. Grande ragazzi, prima doppietta per me, ciao ragazzi, fate un po' di casino! Ragazzi, piccola clip che non c'entra niente con la partita di oggi, però sono qui con ZW. Ciao ragazzi. Primo che ha portato questo format in Italia, dove appunto mostra le sue partite di terza categoria, no? E visto che tu sei di terza categoria, io sono di prima categoria, com'è la terza secondo te? Non è assolutamente come la prima. Ok. Il calcio anche dai video comunque si vede molto diverso. Il prima sia ad essere già dei giocatori formati e comunque mi hai detto che stai anche... Adesso non voglio gufartela, però. Ok, siamo a buon punto. Classifica come siete messi? Siamo primi adesso. E noi ultimi. No. Azzo, ok, quindi due realtà completamente diverse. No, più che altro sai cosa? Io non giocavo a calcio da tanto. Giorno dopo giorno sto facendo dei piccoli passi importanti, okay. Però bisogna sempre spingere. Terza, oratorio, CSI. Ragazzi, l'importante
metteteci sempre il cuore in qualsiasi cosa. Avete capito? Che sia terza, seconda, prima, non conta niente, ragazzi. Bisogna spingere, mettete il cuore, credeteci sempre, perché un giorno magari riuscite ad arrivare anche in Serie A, no? Ma a parte questo, anche i piccoli successi, che possono essere il gol della domenica o la vittoria della domenica, una doppietta della domenica. A me molte volte mi scrivono: ma così risulti come se fosse la Champions League, stai in terza categoria. Ma dire? Non c'entra niente, cosa, ragazzi. Vuol dire? Ma cosa vuol non dire? C'entra. La partita è partita. Quando sei poi dentro la partita è tutto. Come fa Pippo Inzaghi, no? Che esulta al gol pure contro i bambini. È così che deve essere. E va bene, bro. E ti auguro un grandissimo bocca al lupo. Spero che riusciate a salvarvi. Spero allora nella vostra promozione. E speriamo, speriamo, ragazzi, e sia avanti così. Anche perché salvarci più di della terza categoria. Beh, non possiamo scendere. No. Vabbè, alla fine il calcio è anche una passione, quindi. Assolutamente. Però proveremo a non arrivare ultimi. Va bene. Forse, ragazzi, in un prossimo video, oppure anche il prossimo anno, potrei andare a giocare con lui, ok? Chi lo magari sa? Ci fa salire in seconda. Magari road to seconda categoria. Va bene. Ciao, vi ragazzi. Ringrazio immensamente. ZW Jackson, ragazzi, link in descrizione. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi.